Ogni volta che ho voglia di coccolarmi un po', mi concedo un caffè con la panna. Coccola al caffè unisce proprio questi due ingredienti, ma con l'aggiunta di qualcosa in più, giusto un pizzico di sapori e profumi d'Oriente. Per prima cosa, preparate l'espresso. L'espresso lo prepariamo direttamente nel bicchierino. Ecco, ci siamo. Impostiamo subito la macchina sul vapore perché adesso entrerà in gioco il latte di cocco. In questo caso io sto utilizzando latte di cocco concentrato, quindi lo diluirò con un po' di latte. Però in commercio potete trovare anche molti latti già diluiti. Se qualcuno di voi poi lo desidera, può anche aggiungere un po' di zucchero liquido per rendere il risultato finale un po' più dolce. In realtà nel bicchierino utilizzeremo solamente 15-20 ml di latte, però io ne utilizzo giusto un po' di più per riuscire a scaldarlo meglio e poi voi sicuramente ne preparerete più di uno. Potete tenere la mano sul brico per controllare la temperatura. Non è necessario che scotti, è sufficiente che si scaldi giusto un po'. Ecco fatto. E adesso andate ad aggiungerlo sul caffè. Ed è arrivato il momento più goloso della ricetta, la panna montata. Potete montarla voi direttamente a casa oppure comprarla già pronta. Perfetto. E adesso l'ultimo ingrediente, l'anice stellato. È questo qua. È pronta. Proprio deliziosa. Batti qua. Adesso ne fai 30.